Siccome in un minuto è un po' difficile raccontare un romanzo scritto in 8 anni, ho pensato di leggere una poesia contenuta nel romanzo stesso. Il mare non lo vediamo, c'è un'isola davanti. Ci spingono con il calcio del fucile. Ci spostano da uno stanzone all'altro. Siamo grosse scatole piene, ma nessuno interessa cosa c'è dentro. Le finestre sono tagli nel cemento, troppo alte per guardare fuori. La sera chiudono tutti i lucchetti, spengono le luci. Si sente il rumore dell'acqua sui sassi. Qualcuno grida. Le pietre, l'erba, le nuvole sono cose che si dimenticano. Quando arriva la sera e il viola profondo che trema, noi impariamo di nuovo. E anche se dietro un filo spinato, è la vita che accade.